L'idea di un ripescaggio di altre squadre e il Nantes. Derby del vino ma senza le bollicine per Imoco, Bosca, San Bernardo, Cuneo. Nona giornata di Serie A1 al Palaverde. Le piemontesi, falcidiate dalle assenze Covid, si presentano a Treviso dopo 4 turni di rinvii con la squadra decimata. Presenti del gruppo titolare solo 3 giocatrici, Bici, Fava e Stiepic. Ma il presidente Borgna, in panchina in quanto anche lo staff tecnico è tutto in isolamento, ha voluto esserci a tutti i costi per dare un segnale di resistenza e di orgoglio, convocando le atlete della Serie B2 per riuscire a far svolgere la gara. Una partita senza storia nei contenuti tecnici particolari, utili alle Pantere di Conegliano solo per sostenere un allenamento al Palaverde e a tenere il motore acceso di un campionato che nonostante tutto prosegue stoico, pur tra le comprensibili problematiche legate alla pandemia. Coach Santarelli per questo match anomalo schiera dall'inizio una formazione rimaneggiata, dando spazio a chi solitamente gioca meno. Risponde Cuneo con un manipolo di volenterose ragazze della B2 assieme alle reduci della 1. 3-7 senza storia con l'Imoco Volley che svolge il suo compito senza strafare, rispettando le giovani avversari che invece da parte loro offrono un'orgogliosa resistenza, giocando senza timori reverenziali e onorando al massimo il palcoscenico del Palaverde nonostante l'evidente gap. Alla fine lo score è abbastanza impietoso con il primo set che si chiude 25-11, il secondo per 25-10. Invece nel terzo parziale il punteggio è più clemente per la Bosca che lotta fino al 25-16 mostrando anche buone cose in campo. MVP del match, giocato a porte chiuse, la francese dell'Imoco Lucille Jiquel con 18 punti all'attivo, mentre l'albanese Bici, la bomber ospite con 5 punti. L'Imoco quindi si prende l'ottava vittoria da 3 punti in 8 match giocati e resta al primo posto in classifica imbattuta. Mercoledì turno infrasettimanale con la capolista che andrà a fare visita ad una Zanetti Bergamo in crescita, mentre Cuneo avrà come avversaria Scandicci. Sì, sicuramente era una partita che dava l'occasione sicuramente a noi non titolari di giocare un po' di più, partire titolare e giocare un'intera partita. E poi dava possibilità anche a me di poter giocare con tutti un po' come preferivo, soprattutto con i centrali. Allenarsi a questo livello è una grande opportunità sotto tutti i punti di vista, a partire dalle giocatrici, passando per lo staff, è veramente una grossa opportunità e spero insomma di trarne il meglio.